Buonasera a tutti amici, non so se riuscite a vedermi perché è un po' buio. Sono le 21:10. Quella città illuminata che vedi dalle mie spalle è Chieti Alta. Siamo qui per filmare il sorvolo della Stazione Spaziale Internazionale. Dovrebbe sorgere da sud-sud-ovest e passerà sopra di noi molto alta come inclinazione, per poi tramontare verso nord-est, quindi in quella direzione. Adesso noi siamo sulla collina cosiddetta delle cave, io sto montando il secondo treppiede, e quindi in questa posizione noi, dove vediamo Chieti, siamo orientati verso appunto sud-ovest, quindi la stazione spaziale sarà molto visibile davanti a noi. Bene, allora siamo qui e stiamo aspettando il sorgere effettivamente della stazione spaziale, che dovrebbe sollevarsi proprio da quella direzione. E la mia cameraman è Marianna, la mia ragazza, io sono qui già pronto con la macchina fotografica, con le impostazioni adatte per cercare di scattare qualche fotografia ad alta risoluzione proprio della stazione spaziale, quindi non dei passaggi, quindi delle scie, ma proprio la stazione spaziale in sé. Poi vi scriverò nelle info del video quali specifiche dello scatto ho utilizzato. Come vi dicevo, la stazione spaziale in questo momento, sulla stazione spaziale ci sono 6 membri dell'equipaggio. 3 sono russi, e 2 sono americani, e poi c'è il nostro astronauta, il nostro orgoglio, Luca Parmitano, che è siciliano. I 3 russi sono Vinogradov, Yurchikin e Misurkin, e poi ci sono i 2 astronauti della NASA americani, quindi Chris Cassidy e Karen Heiberg. La stazione spaziale internazionale viaggia attorno alla Terra a una velocità di circa 28.000 km orari. Compie un'orbita intera intorno alla Terra in 1 ora e mezza più o meno, quindi in una giornata compie attorno al nostro pianeta quasi 16 orbite. Dovremmo quasi esserci, Il suo passaggio letteralmente taglierà in 2 l'Italia, perché verrà da ovest, praticamente in questo momento si troverà molto probabilmente sopra il Tirreno o addirittura oltre la Sardegna. Sorvolerà il Tirreno, passerà sopra la Campania, la Basilicata, la Puglia, si troverà, ecco, questa è, mi ero messo il promemoria appunto per il che segnava l'alba della stazione, quindi ci siamo. Da un momento all'altro dovremmo cominciare a vederla. Dicevo, passerà sopra Campania, Basilicata, Puglia, poi attraverserà il mare Adriatico e si dirigerà verso la Serbia, Montenegro, per continuare appunto la sua orbita. Chissà se anche questa volta ci riuscirà prima Marianna a vederla, perché di solito è sempre lei che l'ha vista per prima. Ecco, sì, si vede nel video. La vedete? È proprio lì. Guardate come sale nel cielo. Più alto dal nostro punto di vista corrisponde alla Basilicata, quindi quando si vedrà nel punto più alto dell'orbita corrisponderà che si trova sopra il Sud Italia.
Ciao Luca! È altissimo in questo momento. La vedete? Vi ricordo che la sua velocità è di 28.000 km orari. È difficilissimo starle dietro con la macchina fotografica. Punto di massima elevazione, quella stella che vedete lì vicino è Arturo. Sono riuscito a fotografarlo, è bellissima. Ormai si allontana, a questa distanza sarà già sopra la penisola balcanica, insomma. Noi riusciamo a vederla solamente proprio perché è altissima, 400 km di altitudine. E sta per scomparire dietro gli alberi della collina del San Salvatore di Chieti. Facciamo quindi un grandissimo in bocca al lupo al nostro astronauta che in questa missione non rappresenta solo l'Italia, ma l'intera Agenzia Spaziale Europea. Congratulazioni Luca, sei tutti noi! Io sono Massimiliano Belisario e vi auguro una buonissima serata. Alla prossima, ciao!